Cristo risorto, buongiorno fratelli e sorelle. Oggi vogliamo camminare nella parola di Dio con il Vangelo di Matteo, lo stesso capitolo che ieri ci ha annunciato la liturgia, questo bellissimo discorso sulla montagna delle Beatitudini, e andiamo avanti. Il versetto 13, Gesù dice: voi siete il sale della terra. Ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Ecco che qui Gesù sta parlando alle folle, ai discepoli che sono vicino a Lui, appena annunciato le beatitudini, e immediatamente dopo aver dato questa carta d'identità, questa via per entrare nel Regno dei Cieli e per sperimentare le benedizioni di Dio attraverso Gesù, quindi una nuova legge scritta, abbiamo detto, nel nostro cuore, immediatamente dopo Gesù dice: voi siete il sale della terra. E poi dice che il sale chiaramente dà sapore. La bellezza del sale è che dà un sapore al cibo che mangiamo. Come italiani pensiamo alla pasta asciutta, senza il sale non è buona, ma pensiamo anche ad altri cibi, all'insalata, altre cose. Il sale è quell'elemento, chiaramente non dobbiamo esagerare, però quell'elemento che ci fa sentire qualcosa di buono, che gli dà un sapore, chiaramente unito magari ad altre cose, ma che ci fa gustare quel cibo specifico che mangiamo. Ecco Gesù che dice a noi cristiani che lo stiamo seguendo: voi siete il sale. Quindi siamo importanti, fratelli e sorelle, ognuno di noi, io, tu, siamo importanti per il mondo, per dare sapore, perché noi il sapore l'abbiamo ricevuto da Dio, dallo Spirito Santo. Abbiamo un sapore nella nostra vita e lo sappiamo dare anche agli altri. Quindi Gesù proprio ha detto subito dopo le beatitudini, quindi rallegratevi, esultate quando avranno parlato male di voi, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. E poi dice: siete il sale della terra. E continua dicendo: siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Matteo, se fossimo in Giovanni, Giovanni dal capitolo 1 dice: in principio era il Verbo, e il Verbo si è fatto carne. Giovanni ha parlato: la luce, venne nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. E quindi fa questa distinzione tra luce e tenebre. In Cristo la luce vera, la luce che illumina ogni uomo. Quante volte Giovanni nel Vangelo, nelle lettere, parla di luce e questo contrasto. E qui Gesù lo dice ai suoi discepoli, alle folle che lo seguivano: voi siete la luce del mondo, risplenda la vostra luce davanti agli uomini. Fratelli e sorelle, noi siamo il sale, noi siamo la luce, per un motivo, perché abbiamo Gesù, perché abbiamo lo Spirito Santo, perché tu hai lo Spirito Santo. Quale dono prezioso oggi il Signore viene a dirti, quale buona notizia. Non ti perdere, non ti scoraggiare. Tu sei prezioso perché hai il sale che è Gesù, che è lo Spirito Santo. Hai la luce che viene da Dio. E quello che Dio ha fatto per te, sta facendo per te, nei tuoi passi, nella tua vita, illuminandoti la strada, facendoti comprendere la sua volontà, tu potrai esserlo per gli altri. Quindi, fratelli e sorelle, preghiamo adesso e chiediamogli di essere ciò che Lui ha detto che noi siamo. Signore Gesù, grazie
perché tu mi chiami anche oggi a essere il sale e la luce. Donami di andare, portare la tua parola dovunque io oggi sarò. E grazie perché tu sei fedele e perché la tua parola è davvero una forza e una lampada ai miei passi. Fratello, sorella, sii anche oggi la luce, il sale per tutte le persone dove tu andrai. Una buona giornata a te e un caro saluto da Strona. Ciao, a presto!